Oggi ho realizzato per voi un delizioso polpettone ripieno di cheddar cheese e prosciutto, cotto in cottura multilivello con funghi e patate lesse. Ho realizzato una cottura al vapore per il polpettone e per le patate e ho cotto i funghi nel boccale. Adesso vi spiego come ho fatto, quali sono gli ingredienti per preparare questa ricetta e tutto il procedimento per farla al meglio. Seguite il mio video. Per preparare il nostro polpettone allo yogurt con patate e salsa di funghi occorrono circa 400 g di carne macinata, 125 g di yogurt bianco non dolce, e due fette di pan carré, 60 g di parmigiano e del sale. Poi per la preparazione della salsa e delle patate ci occorreranno 250 g di funghi champignon, 300 g di patate, uno spicchio d'aglio, dell'olio, 50 g di vino bianco e circa 300 g di brodo caldo, brodo vegetale. Allora, per prima cosa andiamo a preparare il nostro polpettone che farciremo con del cheddar cheese e del prosciutto. La prima cosa da fare è mettere all'interno del boccale il pane ed il parmigiano. Quindi mettiamo pane, facciamo pezzettini, avremo preventivamente tolto i bordi, se usate quello con i bordi, io ho usato il pane da tramezzino, quindi non ho dovuto toglierli. E andiamo ad impostare 10 secondi a velocità 8. A questo punto uniamo la carne e lo yogurt. Ovviamente con il sale. Ok, poi mettiamo il sale. E andiamo ad impostare per 20 secondi la velocità 5. Vedere. Adesso andiamo a prepararci per fare la farcitura. Abbiamo preso della carta da forno, andiamo a mettere il nostro polpettone, l'impasto del nostro polpettone sulla carta da forno. Ecco messo il nostro polpettone, lo andiamo a schiacciare. Prendiamo un altro foglio di carta da forno e cerchiamo di stenderlo il più possibile. Aiutandoci anche con le mani, cerchiamo di dare al nostro polpettone una forma il più rettangolare possibile. A questo punto farciamo con prosciutto cotto e cheddar cheese. A questo punto vado ad arrotolare. Aiutandomi con la carta da forno. Lo lascio sulla carta da forno perché adesso vado a preparare il condimento, ma prima devo lavare il boccale. Vado a preparare la seconda parte del piatto, quindi vi ripeto gli ingredienti: 250 g di funghi, 300 g di patate, ovviamente il peso è di patate già pelate, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva, 50 g di vino bianco e 300 g di brodo vegetale caldo. Come prima cosa mettiamo l'olio, l'aglio e i funghi nel boccale
Andiamo ad impostare la funzione automatica rosolare per circa 5 minuti a 110 gradi. Adesso versiamo il vino. Lo apro perché voglio vedere i miei funghi come stanno. Quindi verso il vino e vado a impostare 2 minuti rosolare e via. Tolgo il tappo del misurino per far evaporare meglio il liquido. Adesso metto il sale, verso il brodo e come vedete intanto mi sono andata a preparare i due vassoi della vaporiera, perché adesso devo sistemare le patate e il polpettone all'interno dei vassoi per preparare la cottura a vapore. La prima cosa che vado a fare è adagiare il polpettone ancora con la sua carta da forno nel vassoio più basso della vaporiera. Cerco di mettere la carta da forno in maniera tale che non copra i buchi da cui fuoriesce il vapore, ma che preservi i funghi dall'eventuale colatura di liquido di cottura. Dopodiché metto il vassoio superiore e anche qui vado a mettere della carta da forno in modo che anche le patate non vadano a scolare di sotto. Ecco messo il foglio di carta forno, dispongo le patate e le vado a salare. Se volete potete mettere anche del pepe. Adesso vado a montare la vaporiera sul boccale e do l'avvio alla cottura a vapore. Posiziono la vaporiera, quindi metto il coperchio e vado ad impostare 45 minuti, velocità 1, funzione reverse a 120 gradi e do il via. La cottura è terminata, adesso vado a togliere ogni componente del piatto dal suo vassoio. Per quanto riguarda i funghi, o li potete mangiare così in accompagnamento al polpettone e alle patate, oppure potete aggiungere un cucchiaio di farina e frullare il tutto 10 secondi a velocità 6, dopodiché cuocete per 4 minuti a 120 gradi velocità 1. Queste sono le due opzioni, io preferisco tenerli così d'accompagnamento alle patate senza fare la salsa. Adesso vado ad impiattare e vi faccio vedere tutto. Ecco pronto il polpettone, adesso vado a tagliarle una fetta e vi faccio vedere l'interno. Ecco l'interno del polpettone, come vedete io l'ho tagliato da caldo, quindi il formaggio è leggermente colato, il formaggio fuso è uscito fuori, però se lo tagliate da freddo sicuramente questo non accadrà. E, se la ricetta vi è piaciuta vi invito a mettere un like e vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, dove ci sono tantissime ricette, consigli ed idee. Vi invito soprattutto ad iscrivervi a questo mio canale In Cucina con Messier e vi invito anche a seguirmi sempre sul sito www.messierricette.it, dove trovate queste e tante altre ricette.